Ok, ciao a tutti, bentornati su Fisioterapia Osteopatia Alfieri. Vediamo velocemente la lesione al sovraspinato o sovraspinoso, perché è così frequente? Probabilmente è nascosta nell'anatomia del muscolo e dell'articolazione della spalla. Vediamo perché è così frequente e gli esercizi per ridurre questa problematica e guarire anche definitivamente. Stavo cercando di aggiustare lo scheletro per farvi vedere, comunque non si vede, che la testa dell'omero in realtà è molto molto più alta. Per cui il passaggio del muscolo sovraspinato, sovraspinoso, che sostanzialmente alloggia qui in questa fossa e passa nel passaggio subacromiale qua, abbiamo visto che questo passaggio è molto molto stretto, per cui il muscolo e il tendine del muscolo tendono ad essere spesso pinzati, bloccati, soprattutto nei movimenti di elevazione di spalla e abduzione di spalla, per cui uno la spalla bassa, crea maggiore spazio, non ha dolore, va ad alzare la spalla, soprattutto appunto lateralmente, perché lateralmente troviamo queste grosse protuberanze, quindi il tubercolo maggiore, il tubercolo minore della spalla, per cui va a pinzare con più facilità il muscolo sovraspinato. Vi faccio vedere un autotrattamento, per cui facciamo quello che farebbe il fisioterapista, ovviamente non con la stessa qualità, ma insomma, cerchiamo di avvicinare. Procuriamo una sedia con schienale, posizioniamo la spalla in questo modo oltre il braccio, oltre lo schienale, con l'altra mano andiamo a tirare verso il basso e verso di noi, appunto il braccio. In questo modo il mio schienale farà da decoattante, diciamo, la testa dell'omero tenderà ad andare verso l'esterno e il mio braccio verso l'interno, e questo farà un po' da separerà il mio corpo da la spalla. Questo per aumentare lo spazio che c'è tra l'acromion che abbiamo visto prima e la testa dell'omero, quindi cerco di creare maggior spazio all'articolazione e quindi al tendine del sovraspinato. Dobbiamo aumentare il più possibile la mobilità della nostra spalla in maniera passiva, quindi senza attivare la muscolatura. Prendo una palla del genere, possiamo fare lo stesso esercizio, ad esempio su un tavolo, non dovessimo avere questa palla. Quindi sulla palla mi fletto in avanti, e da questa posizione è come se avessi la spalla tirata così in alto, ma utilizzo il mio corpo. Portando il mio corpo in flessione anteriore, diciamo che invece che di essere la spalla ad andare su, è il mio corpo che va giù, ma il rapporto è lo stesso. In questo caso io non faccio nessuna fatica, posso percepire del dolore, cerco di entrare poco nel dolore e tornare indietro. Esercizio simile posso svolgerlo su una porta, per cui appoggio la mano con il gomito sulla porta e scaricando il peso porto il braccio verso l'alto. Anche in questo caso vado a aumentare la mobilità a livello della spalla senza utilizzare troppo la muscolatura, quindi avere dolore, ma appoggiandomi completamente qui, e per cui eseguendolo in maniera quasi passiva.
All'inizio vi ho detto a migliorare e poi vi ho detto a ridurre, a eliminare completamente il dolore alla spalla e l'impingement, questo contatto del sovraspinato che vi ho mostrato un attimo fa. Questo perché? Perché se svolgiamo dei normali esercizi, tipo quelli che vi ho fatto vedere, riusciamo sicuramente a migliorare molto, se non a eliminare completamente il dolore. Ma c'è un fattore che io devo assolutamente tenere conto, che è l'aspetto posturale. Se da un punto di vista posturale sono tutto chiuso in avanti, sono ho la spalla appunto in avanti, chiusa in questo modo, con la testa in avanti, tenderò ad avere uno spazio subacromiale molto più ridotto e farò fatica ad aumentare lo spazio. Se a livello posturale sarò sempre, sempre chiuso in avanti. A questo punto devo aprire. Come faccio ad aprire? Devo utilizzare magari i giusti accorgimenti quando sono seduto, cuscino lombare, cercare di posizionare la mia scrivania in maniera corretta, dipende ovviamente dal lavoro che faccio, cercare di non stare sempre con la testa in basso, insomma, ormai ne abbiamo parlato in altri video e insomma, veramente l'abbiamo detto 100 volte, quali sono i modi per migliorare da un punto di vista posturale. E poi c'è l'aspetto esercizio, ho preso con me il solito elastico, ma si possono fare in tantissimi altri modi. Quando si tratta di aprirmi in questo modo, devo allungare la muscolatura anteriore con dello stretching e contrarre la muscolatura posteriore con degli esercizi, quindi degli esercizi in apertura in cui vado a rinforzare la muscolatura posteriore, vado, diciamo, ad allungare quella anteriore. Gli esercizi di rinforzo posso farli in tanti modi, quindi in palestra con i miei macchinari, sempre portando in estensione le braccia. Ovviamente chiedete al personal trainer che vi può dare una mano in questo senso, e posso farlo con la sbarra, quindi trazione alla sbarra in maniera corretta, con gli elastici, con i pesi, tanti modi, ma devo rinforzare posteriormente, aprire anteriormente e stare attento alla mia postura quando soprattutto sono seduto e quando sono diciamo durante la quotidianità, soprattutto al lavoro da seduto. Ok, oggi nel video avevo fatto un giro per lo studio, quindi termino così in giro. Grazie per aver visto questo video, ricordatevi di iscrivervi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video.